alla parata della scuola di polizia salutiamo colleghi stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Stonato! Signori, ecco a voi gli ormai famosi cavalli del comandante Lazar e lo speciale corpo K9 della nostra scuola. Due, tre, due, tre. Ecco i nostri spericolati motociclisti. È il nutrito parco auto del comandante Lazar. Lazar qui e Lazar là. Quel pallone gonfiato si prende tutto il merito mentre sono io il cervello qui. Ma signore! Cosa c'è, Proctor? Si erano fermati, signore. E ora una vera attrazione, il carro della scuola di polizia. Sai, mi sento un po' a disagio, vestito da proiettile. Io no, del resto sono sempre stato esplosivo. Rimanete seri, ragazzi. Sapete, dobbiamo fare una buona impressione sui capi delle polizie straniere. Ho sentito che quello francese è un vero schianto. Ed ora, signori, vi presentiamo il più grande ritrovato tecnologico della nostra scuola. La supercar! Tocca a lei, professore. Ah, amo premere i bottoni. Questo veicolo portentoso ci permetterà di acciuffare anche i più pericolosi criminali. Ok, Lagnat, è arrivato il nostro momento. La nostra supercar è dotata di congegni che oserei chiamare fantascientifici. Come per esempio uno schermo protettivo antifumo. Non ho messo un dispositivo antifumo. In compenso ho messo sedili catapultabili. Allora, che cosa ne dice della nostra incredibile supercar, capo? Cospita! Dico che la stanno rubando! Allarme generale! Furto d'auto in corso! Hux, fa camminare quest'affare! Posso accelerare? Ma ogni suoi citrulli non avranno la meglio stavolta. Che provino ad acciuffarci ora. Qui è la polizia! Accostatevi immediatamente al ciglio della strada! Signori, sono dolente, ma vi denuncio per furto d'auto! Eccesso di velocità e guida pericolosa! Brutale aggressione ad un agente e danni irreparabili a un mezzo della polizia! Aria, Maonico, i forfanti sono miei! Andiamo troppo piano, non li raggiungeremo mai. Dovremmo schizzare come proiettili. Messaggio ricevuto, ragazzi. Ok, state attenti. Fuoco! Sorpresa! Non c'è niente in proposito sul manuale. Prova a bloccare l'auto. Ma no! Accidenti! Doppio accidenti, guardala! Ed ora prendiamo il volo, l'Inghilterra ci aspetta! Il capo sarà soddisfatto, ci farà i suoi complimenti! Ottimo lavoro, capitano Harris! Cos'è successo? Dov'è la supercar, Harris? Li avevamo presi, ma poi ci sono filati via da sotto il naso! Quando il sindaco lo saprà, qualcuno ci rimetterà il posto! Esattamente come quel gran campione di incompetenza che aveva il comando al momento di questo sfortunato incidente? Sì, mi sembra giusto. Chi era il responsabile? Lo destituirò di persona. Era lei, comandante. Ma chi l'avrebbe detto? Già, chi l'avrebbe detto? Credo che mi mancherà tantissimo il caro gentile comandante Lazar. Sì, mi piacerebbe poter fare qualcosa per lui. Chissà che tipo è il nuovo comandante. Beh, tra meno di 10 secondi lo scopriremo. Entrate pure, figlioli, vi stavo aspettando. Oh, capitano Harris, che cosa ci fa lei qui? Sono il comandante Harris per te, Hux.
Oh no, ditemi che questo è un incubo. L'incubo è appena cominciato, Mahoney. Esatto, e non stai nemmeno dormendo. Mi sembra che vi stiate rammollendo un po' troppo. Mentre io vi voglio in forma perfetta dai piedi in su. Ma signore... Muoversi! Li farò schiattare, alla fine mi imploreranno di lasciarli andare. Che gioia, la vittoria vicina! Forza, Ox, dai, finché non ce la fai! Impossibile! Forza! Hai troppa zavorra, palla di lardo! Dobbiamo trovare Lazar e salvare la scuola da Harris. Sono d'accordo con te. Desideriamo vivamente il suo ritorno, signore. La scuola ha bisogno di lei. Sì, piacerebbe anche a me, ma prima o poi ogni uomo raggiunge la 18ª buca e allora non gli resta che riporre il suo putter. Ma che vuol dire? Vuol dire che è troppo vecchio. Ma non è vero, signore. Per provarlo basta che ci aiuta a ritrovare la supercar. Che io potrei far questo? In fondo, perché no? Sì, potremmo anche riuscire. Insieme assicureremo quei ladri alla giustizia. Ora, avanti, uomini! Ci sarebbe un problemino. Noi non sappiamo dove siano andati. Forse posso aiutarvi io. Ho quasi temuto di non riuscire più a rintracciarvi. Oh, sono l'agente speciale McAllister, ma potete chiamarmi Bobby. Sergente Mahoney, puoi chiamarmi anche a casa. Sospetto che i nostri ladri siano membri di una gang d'oltreoceano nota in tutti i continenti come Banda del Ponte di Londra. E per quale motivo avrebbero rubato la supercar? Questo potremo scoprirlo solo recandoci in Inghilterra. Magnifica! Cioè, magnifica idea! Sistemerò le cose con il vostro capo. Così sono questi i loro piani, eh? Qui parla Harris, prenotami subito un volo per Londra. Ecco fatto, stavolta la medaglia voglio prenderla io, Prot. E Lazar, con il suo branco di babbei, passeranno il resto della loro vita a coltivare cetrioli. Benvenuti in Inghilterra, signori. E ora coraggio, al lavoro. Ecco le foto segnaletiche dei criminali tuttora a piede libero. Delle gran brutte facce. Ecco i nostri uomini, signore. Reggie MacDuff e l'eroe Lagnat Lanigan. Sono membri della famosa Banda del Ponte di Londra. Criminali molto pericolosi. Ma la banda si è disciolta parecchio tempo fa, quando abbiamo messo il suo capo, Hack London, dietro le sbarre. Adesso è chiaro, hanno rubato la supercar per poterlo liberare. Oh, non possiamo certo permettere che quegli hooligans si facciano ancora beffe della giustizia. Già, però non sappiamo nemmeno dove trovarli. Se mi permette, suggerirei di fare due chiacchiere con Bernie lo spione, sempre che si decida a parlare. Non preoccuparti, con noi canterà. Non perda di vista quel furgone. Andiamo, Bernie. Dove sono Reggie e Lagnat? Oh, ho sentito che sono andati a farsi un giretto. In Cina, mi pare. Hai del fegato, Bernie. Non lo sai che chi dice bugie può restare folgorato da un fulmine? Ah, io non sono superstizioso. Al deposito di armi, due isolati e poi a destra. Grazie. Hai visto un gruppo di poliziotti? Sai una cosa, amico mio? Con questo splendore sarà un giochetto tirar fuori Hack dalla gabbia. Già, e dopo la verniciatura possiamo passare anche sotto il naso dei poliziotti. Perché non li facciamo fuori? Sarebbe più divertente, ma rischieremmo di graffiare la supercar. Hooks, Hightower, preparati. Ok, Jones, dacci dentro. Gli sbirri! Non sono così sicura di farcela, Hightower. Ce la farai, con un po' di aiuto.
non vedo nessuno. La supercar, ma dove diavolo? Ok, bei damerini, Zed dice giù l'artiglieria. Ora Zed dice sulle zampe. No, non toccate quella leva. Ma perché non mi hanno dato retta? Perché dovevi dire Zed dice. Colpo al cuore! Ah, amico, ti sono riconoscente dal più profondo del mio cuoricino! Stanno scappando! E chi l'ha detto? L'ho mancata di tanto così! Salta su, avrai un'altra occasione! Hanno bisogno del nostro appoggio. Da soli non possono fermare la supercar. Ma siamo sprovvisti di ruote, signore. Non mi pare grave, tanto non abbiamo nemmeno un'auto. E invece sì. Non per niente mi chiamano Calla a manine di fata. Siamo arrivati. Bene, ora entro in ballo io e loro resteranno all'asciutto. Yuppiu! Via! Tutta birra! Ah! Questo è troppo per Harris. Va bene, allora giocherò pesante! Abbiamo gli sbirri alle calcagna. Tranquillo, ci penso io. Ho sempre adorato le cabriolet. Ci vorrebbe proprio un bel miracolo, ragazzi. Pronto, pronto! Mi sentite 10-4 oppure 10-3? Ah, come si suol dire, a cavallo nato. Fate qualcosa o faranno pezzi anche noi, passo e chiudo! Passo e chiudo! Erano anni che sognavo di dirlo. Ormai non li raggiungeremo più. Tagliamo per di qua. Salve. Li abbiamo seminati. E quelli allora? Ed ora facciamo un bel sandwich. Oh no, ci hanno incastrato. Fermi, siete in trappola. Slanciate, ragazzi. Oh no. A tutto sotto controllo! No! Freni, per carità! Oh no! Un'altra volta! Poteva andare peggio! Oh, felicissimo di avervi a bordo, signori! Forza, gente! Ed ci sta aspettando! Comandante, seguo quell'auto! Ok, e ora andiamo a tirar fuori Echo. Sapevo che i ragazzi ce l'avrebbero fatta. Salta dentro, Echo! Un piano brillante, Egg. Servirsi della supercar per entrare nella Torre di Londra. Già, e quando avremo messo le mani sulla Coppa Reale saremo di colpo miliardari. Ma chi è? È Proctor. Sta dicendo che Egg London vuole penetrare nella Torre di Londra per sgraffignare la Coppa Reale. Sono un esperto in fatto di grugniti. La Coppa Reale! Dobbiamo assolutamente impedirglielo. Ed è proprio quello che faremo, prossima fermata alla Torre di Londra. È
Jack e i suoi ragazzi saranno qui tra poco. Speriamo solo di riuscire a fermarli. Stanno arrivando! Stanno arrivando! Finalmente ci siamo. Ecco davanti a voi la Torre di Londra. Deve esserci un modo per fermarli. È la fine! Niente paura, ragazzi. Mi sono letto il libretto di istruzioni. Questa vettura è dotata di vari tipi di ruote. Ok, ragazzi, alziamo i tacchi. Via, 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 via! No! Questo sarà il colpo più facile della nostra onorata carriera. Insomma, ragazzi, non ci lasceremo fermare da tre scalcagnati ladri di auto. Mai e poi mai! Io passo dalla finestra. Apriamo le danze. A me serve soltanto il bazooka collante. E lo scalapareti a ventosa girella. La guida dice che la coppa è nella stanza reale al piano superiore. Non possiamo permettere che rubino la coppa. Dividiamoci, li circonderemo. Qualcosa mi dice che la camera è quella là. Fermi, nel nome della regina! Oh! Questo bicchierone farà la nostra fortuna. Ed ora possiamo tagliare la corda. Non contateci, furbastri. Ok, amici, giochiamo un po' con gli arpioni adesso. Siete circondati! Non avete via di scampo! Patente, libretto di circolazione, fuori con le mani alzate! Presto, cambiamo aria! Su, acciuffateli! È la nostra occasione, Proctor. Riportiamo questo gingillo alla scuola e saremo noi gli eroi. Già! Aspetti, Capitano Harris, non è ancora il momento di andarsene. Aiuto! Presto, usciamo dalla finestra! Fermi o vi incollo al muro. Come volete. Non muovetevi, sacchi di immondizia! Non credo ci sia pericolo, Hux. Ehi, dov'è la Sara? Santo cielo, sarà bene che fermi questo bolide. Caspita, più divertente di una partita a golf, direi. Capitano, ha uno strano colorito verdognolo. Ce l'avete fatta, avete sgominato la banda. E anche salvato la coppa. E per aver recuperato la supercar, niente bacio? Ah, adoro questo lavoro. E così, noi membri dell'Associazione Internazionale Ufficiali di Polizia desideriamo consegnare al comandante Lazar questa medaglia per la competenza da lui dimostrata nel ritrovamento della supercar e nella cattura della banda del ponte di Londra. Sono tanto contento che Lazar sia di nuovo il nostro comandante. E per il suo eroismo che è valso la vita a due suoi uomini. Grazie, grazie, vi ringrazio, grazie, ma non ci sarei mai riuscito senza i miei bravi ragazzi. E noi teniamo a dire che, malgrado le incomprensioni, sotto sotto nutriamo una speciale simpatia per il nostro capitano Harris. Ha visto, capitano? Anche il corpo K9 va pazzo per lei. Via, cagnaccia, andate via, vi mordo, vi mordo!